Nemmeno il virus ha fermato Banksy, il più iconico e caustico artista inglese. È l'infermiera, il supereroe preferito dei bambini. Opera regalata ad un ospedale, commovente. I suoi topacci mettono in disordine il bagno di casa, conseguenza del lockdown poco apprezzata in famiglia. E vai con l'ironia. Negli ultimi 20 anni ha lasciato il segno, e non solo sui muri, di tutto il mondo, dagli Stati Uniti alla Palestina, dall'Inghilterra all'Italia. Eppure è riuscito a mantenere il segreto sulla sua vera identità. Nato a Bristol, forse nel 74, ha esordito come writer. La biografia finisce qui. Fuori dal mercato dell'arte, fuori dai musei, ha raggiunto quotazioni stellari, ha inventato opere che si autodistruggono. Non poteva che essere dedicata a lui la prima mostra dopo il confinamento, al Palazzo dei Diamanti di Ferrara. Oltre 100 tra serigrafie, dipinti, oggetti vari, prodotti originali selezionati dai curatori. Per riuscire a trovare le opere è stato necessario un lavoro di oltre 5 anni di indagine che ci ha portato in quasi tutte le parti del mondo, perché ovviamente chi compra Banksy non è il collezionista classico dell'arte contemporanea, ma sono star del mondo dello spettacolo, da Brad Pitt a Angelina Jolie, sono star del calcio come David Beckham. Non ci sono gli interi intonaci strappati dalle strade, ma uno dei suoi primissimi lavori, un pannello del palco del Festival di Glastonbury, dipinto nel 2000, un topo, simbolo della classe operaia. Il suo messaggio è diretto, ma mai banale. La sua denuncia del capitalismo, della guerra, del controllo sociale è facile, immediata, ma anche ironica, come le sue performance, come quando a Venezia ha esposto le sue grandi navi su una bancarella, multata dai vigili, o quando a New York ha messo in vendita opere per pochi dollari, contro il mercato dell'arte, contro ogni ufficialità. Per lui anche questa mostra non è autorizzata, un fake. Gli scrivo e mi arrabbio perché le persone penseranno che la mostra sia falsa. E allora lui mi ha risposto: caro Stefano, credo che ci sia un misunderstanding, un fraintendimento. Non intendiamo in nessun modo che le opere siano false, intendiamo semplicemente che nel fare la mostra non hai coinvolto l'artista.